Ciao, bentornati. Ecco il nuovo video dei preferiti del mese, quindi tutte le cose che mi sono piaciute di più nel mese di aprile. Quindi siamo un pochino in ritardo perché ormai siamo già a maggio ed è quasi finita la prima settimana, anzi senza quasi, è finita la prima settimana. Quindi ci ho messo un pochino, però eccoci qui e vi dirò un po' per categorie tutte le cose che mi sono piaciute di più durante aprile. Prima cosa da cui partirei è sicuramente il cibo, perché io amo il cibo e sono stata fissata per tutto il mese di aprile con un frullato che, credetemi, è il cibo degli dèi. Vi metto la ricettina qui, in pratica ci sono banane, spinaci, se si vuole si può aggiungere anche piselli surgelati. Gli spinaci possono essere sia freschi che surgelati. Si aggiunge latte di riso, latte di mandorla ed è una bomba. Voi non potete capire, no, non potete capire finché non lo assaggiate. E infatti sto pensando di postare anche la ricetta con le dosi precise su Instagram perché il segreto sono le dosi. Se non si azzeccano le dosi giuste, si rischia di eccedere o con gli spinaci o con il riso, latte di riso o con il latte di mandorla e non viene così perfetto come io sono riuscita a prepararlo, modestamente. Quindi provvederò a breve a studiare davvero le proporzioni giuste e ve le posterò sicuramente perché voglio farvi questo regalo assolutamente. Argomento successivo, quindi cibo, mi fermo qui, quindi semplicemente il frullato con banana e spinaci. Ah, e se volete potete aggiungere anche spezie varie, tipo cannella, cacao, cocco grattugiato, fave di cacao crudo, noce moscata, zenzero in polvere, curcuma, potete un po' sperimentare, comunque la base è quella che vi ho detto prima. Prossima categoria, skincare. Dunque, skincare, ho due prodotti e il primo è questa crema corpo. Questo gioiellino qua, che è dell'erbolario e è all'olio di argan. Io non so cosa dire. Io no, non so cosa dire perché è buonissima. A parte che è nutriente a livelli pazzeschi, ma poi ha un profumo di noccioline, ma buono. È proprio da mangiare. Io se avessi un cucchiaino la mangerei e me l'ha regalata mia mamma un po' di tempo fa e la sto usando tantissimo. Io davvero la sto amando. La sto amando ed è anche di qualità, quindi oltre al profumo super buono, è pure un prodotto di qualità. Questa qua. Secondo prodotto, è un prodotto che io ho sempre conosciuto, di cui ho sempre sentito parlare, ma che non avevo mai utilizzato per quanto riguarda la cura della pelle. Poi una mia amica, che lo aveva provato anche per cosmesi, se così si può dire, mi ha detto provalo, provalo soprattutto come struccante perché è miracoloso. L'ho provato e devo dire che mi sono trovata molto bene. Sto parlando dell'amico olio di cocco. L'olio di cocco, questo qui che è olio di cocco vergine, quindi estratto a freddo dalla polpa fresca. Questo qua è biologico, lo trovate tranquillamente al Natura Sì, o comunque nei negozi bio, forse anche in qualche erboristeria o parafarmacia, non vorrei dire. Comunque. Sicuramente al Natura Sì. Questo qui in realtà ha anche uso, è anche per uso alimentare, infatti qua su come utilizzarlo consiglia di spalmarlo su fette biscottate oppure per friggere, per dolci e biscotti. Io personalmente non l'ho mai provato in cucina, un po' perché credo che sia troppo grasso. Sarei tanto curiosa, infatti prima o poi lo farò. Questo qua oltretutto è anche non idrogenato, quindi non raffinato, non deodorizzato, non decolorato, quindi insomma è molto buono. Il profumo è, inutile dirlo, è fantastico, è veramente cocco, sembra il cocco grattugiato.
Buonissimo, e credo che anche spalmato su una fetta biscottata non sia male. L'unica cosa appunto è che non mi fido fino in fondo, nel senso sto leggendo un attimo qui perché dice dei grassi saturi che sono quelli che mi preoccupano di più. E, però vabbè, insomma, mi informerò meglio e deciderò se provarlo. Però sulla pelle strucca benissimo, toglie davvero via ogni residuo di trucco. Per gli occhi lo trovo un pochino troppo pesante, infatti gli occhi li strucco con uno struccante bifasico, per intenderci quelli metà blu, metà trasparenti, uno con cui mi sono trovata bene, uno di Rocher. Tempo fa, ma proprio anni fa, utilizzavo uno della Nivea che non compro più, e molto buona è anche un'acqua micellare della Bioderma, molto famosa, di cui ora non ricordo il nome specifico, ma se volete ve la metto nell'info box. Molto molto buona quell'acqua micellare, infatti prima come struccante utilizzavo quella lì. E poi insomma da qualche settimana che sono passata all'olio di cocco, e devo dire che anche la pelle mi sembra che stia traendo benefici. Si può utilizzare anche sul corpo, quindi appena usciti dalla doccia, appena fatto il bagno, con la pelle ancora un pochino umida lo passate come un semplice olio burro e poi tamponate con l'asciugamano, lascia la pelle morbidissima. Quando avevo anche i capelli lunghi facevo gli impacchi con l'olio di cocco, quindi è davvero molto versatile. Poi un barattolone del genere innanzitutto vi dura abbastanza, e poi facendo il confronto anche abbastanza economico, poi è un prodotto naturale che potete usarlo praticamente ovunque, quindi consigliatissimo. Prossima categoria che andiamo ad affrontare sono i cosmetici, quindi make-up. Io a livello di make-up mi sento di nominarvi e consigliarvi assolutamente questo illuminante qua, Blushing Hearts della linea I Love Makeup, che dovrebbe essere appunto, come avevo detto anche in uno scorso video, nell'unico scorso video che ho fatto, dovrebbe essere comunque dovrebbe far parte del gruppo di Makeup Revolution. E questo illuminante è pazzesco. Innanzitutto costa pochissimo, nel senso costa, se non sbaglio, 4,99 euro, comunque non più di 5 euro. È molto efficace, devo dire che fa il suo lavoro, e soprattutto, ops, faccio i disastri, soprattutto questa parte qui che è corallo, io la adoro, cioè io veramente, no vabbè, non so se riuscite a vedere, ma è qui. È fantastico, fantastica, è veramente corallo con questi brillantini dorati ed è fenomenale, fenomenale. Poi per il prezzo assolutamente da prendere, da avere. E questo, ce ne sono diversi di highlighter, di illuminanti, e questo qua è il Triple Baked Blusher. Quindi lo vendono come blush, in realtà va benissimo come illuminante. Blushing Hearts, altre cose non mi sembra di vedere, comunque quello con tre sfumature, tre colori nella confezione. Poi cosa vi posso raccontare? Poi passiamo alla musica. Musica, io devo assolutamente rendervi partecipi della canzone che sto ascoltando praticamente ogni giorno, ed è di Reggie Snow. Io la sto amando davvero, perché io sono così, ascolto una canzone all'infinità finché non mi stufa. Adesso ve la cerco. E in ogni caso, per quanto riguarda la skin care, che non vi ho detto, se andate sul mio Instagram c'è una piccola story permanente in cui vi consiglio tutte le maschere che secondo me vale la pena acquistare. Quindi se volete avere qualche informazione su maschere viso, potete andare sul mio Instagram e trovate tranquillamente. Questa è la canzone. Scratch marks
Io sono innamorata. Sono innamorata di questa canzone. Poi arriverà un momento in cui mi stuferà e non l'ascolterò più per mesi, ma questa è la canzone del mese. Poi, come successivo argomento, mi andava ad inserire anche la categoria ispirazione. Quindi, da chi sto prendendo ispirazione ultimamente. E assolutamente devo dire che è lei, non vedrete mai, comunque Devon Carlson, che è una modella e oltretutto sta anche insieme al cantante dei The Neighborhood, com'è che si chiamano? Forse non lo so nemmeno io come si chiamano, comunque l'ho scoperta su YouTube, sua sorella forse è una YouTuber, comunque io amo questa ragazza, amo questa modella, mi piace tantissimo il suo stile, mi piace tantissimo come si veste e prendo un sacco di ispirazione. Quindi vi linko il suo Instagram, anche il suo canale YouTube potete seguire, fa un sacco di vlog, è stra simpatica, stra bella, stra dolce, stra tutto. Quindi vi linko down below il suo canale YouTube e il suo profilo Instagram se volete dare un'occhiata. Passando a cose un pochino più concrete, passiamo ai libri. In questo preferiti del mese non ci saranno film, non ci saranno telefilm, perché ultimamente non sto guardando nulla. L'ultimo film che ho visto, forse un documentario su come salvare il pianeta, che sì, vi consiglierei anche di vedere, però l'ho visto tempo fa. In ogni caso si chiama Domani ed è del 2016 se non sbaglio, e parla di tutto il tema un po' ecologico, su quanto stiamo inquinando il nostro pianeta, su cosa potrebbe fare ognuno di noi per cercare di migliorare la situazione e non peggiorarla ulteriormente. In merito, dato che ultimamente sono anche abbastanza interessata all'argomento ecologico, alla natura, al rapporto che stiamo instaurando con l'ambiente, al rapporto forse che stiamo distruggendo, perché ci stiamo allontanando sempre di più dalla natura, vorrei consigliarvi questo libro qui, che si chiama La rivoluzione del filo di paglia, ed è stato scritto da un giapponese, tale Masanobu Fukuoka, che è molto famoso soprattutto nel mondo dell'agricoltura naturale. E questo libro è stato scritto, se non sbaglio, tra gli anni 70 e gli anni 80, se non dico una stupidaggine, nel 78 è stato pubblicato. E questo, diciamo, che è il riassunto della sua filosofia per quanto riguarda l'agricoltura naturale. Infatti lui è stato proprio il promotore, se non, per non dire, insomma, l'iniziatore dell'agricoltura naturale. Lui era uno studioso delle malattie delle piante, quindi biologo, in Giappone, e insomma, studiando questi argomenti, pian piano ha sviluppato degli studi sempre più articolati su come riuscire a coltivare senza aggredire la terra, senza utilizzare fertilizzanti, senza lavorarla. Difatti il suo metodo agricolo si chiama appunto quello del non fare, che non vuol dire che il contadino deve rimanere chiaramente seduto sul divano mentre le piante si coltivano da sole, però si basa più che altro su accompagnare la natura nella sua crescita, accompagnare la crescita dei prodotti della terra senza rivoluzionarla, senza aggredirla come siamo abituati a vedere, non vedere la terra come qualcosa da sfruttare e semplicemente sfruttare, ma riuscire a connettersi con la natura, a creare un rapporto quasi di unione e di rispetto soprattutto, perché se noi ci fermiamo un attimo a ragionare, adesso come adesso, ma è un processo che è iniziato già parecchi decenni fa, non abbiamo più rispetto per la natura, crediamo che sia semplicemente qualcosa a nostro servizio, qualcosa da sfruttare, da cui ricavare prodotti, ricavare in questo caso un raccolto, ricavare un maggior numero di quintali di quel prodotto, di riso, di cereali, di legumi. E questo libro qui, uno,
prima di tutto credo che sia consigliato anche a chi non è interessato al tema ecologico o naturale, perché secondo me ci sono anche delle nozioni proprio filosofiche, un modo per vedere l'ambiente che ci circonda con un occhio diverso. Vi leggo giusto il riassunto sul retro del libro. Quando cambiamo il modo di coltivare il nostro cibo, cambiamo il nostro cibo, cambiamo la società, cambiamo i nostri valori. E così questo libro spiega come fare attenzione ai rapporti fra tutte le cose, alle cause e agli effetti, e come essere responsabili per quello che si conosce. Quando Fukuoka parla di quelli che chiama i suoi metodi agricoli del non fare, un occidentale potrebbe opportunamente ricordare Matteo 6,26. Seguite con lo sguardo questi esseri che volano nel cielo, non fanno né semina né mietitura, né hanno granai per ammassarvi qualcosa. È vostro padre, quello celeste, che pensa a nutrirli. Esiste infatti uno stretto rapporto fra natura e provvidenza divina, un rapporto che l'ambiente tecnologico tende a cancellare, soffocando la natura e rendendo inutile la provvidenza. Questo libro costituisce un punto di svolta per una rivoluzione liberatoria. Quindi mi fermo qui, non ho nient'altro da dire se non provate a leggerlo. Magari se non vi va di acquistarlo, magari prendetelo pure in biblioteca, ma credo che sia una lettura molto valida e soprattutto molto utile per noi di questo che stiamo vivendo questo secolo. Ne ho tre di libri, quindi ricchezza. Passando ad un altro libro, e in ogni caso lo sto ancora finendo, La rivoluzione del filo di paglia. Sono arrivata a metà, quindi anche io devo ancora finirlo. Un libro invece che ho concluso e che ho amato è questo qui, Cecità. Cecità di José Saramago, un libro molto molto bello, una riflessione sulla natura umana, una riflessione oltretutto recente, quindi moderna. È stato pubblicato nel 95. Senza parole, più di qualche volta mi è venuto davvero il vuoto allo stomaco a leggere questo libro. Veramente un riassunto della cruda natura umana, un ripercorrere veramente quello che siamo noi, quello che possiamo diventare noi come esseri umani. È stato veramente fantastico. Io non sono molto brava a fare riassunti, quindi se non vi scoccia vi leggerei quello che c'è scritto qua dietro, perché oltretutto io purtroppo non sono brava davvero. Mi dispiace, però insomma se volete provare ad addentrarvi in questa lettura, in fin dei conti questo è quello che potete leggere in libreria. Io dal mio canto vi dico che davvero vale la pena, una scrittura molto scorrevole, non dico che l'abbia divorato, ma l'ho letto molto velocemente, appassionante, anche perché è un romanzo, quindi non è un saggio. Vado con la lettura. Parte con una frase che si ritrova anche all'interno del romanzo. Non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo. Ciechi che, pur vedendo, non vedono. In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione perde la vista per un'inspiegabile epidemia. Chi viene colpito dal male è come avvolto in una nube lattiginosa. Le reazioni psicologiche sono devastanti, l'esplosione di terrore e di gratuita violenza è inarrestabile, gli effetti della patologia sulla convivenza sociale drammatici. Quindi qui siamo in un tempo, in un luogo non precisati, come dice, quindi ci sono quasi delle sensazioni un po' di un ambiente fantascientifico, se così si può dire, nonostante comunque la città sia reale, non siamo né nel futuro né nel passato, appunto come qui non viene precisato. Secondo me è anche il punto forte di questo romanzo, perché è davvero adattabile a ogni epoca storica. Se venisse letto, secondo me, fra 40 anni sarebbe efficace alla stessa maniera, appunto perché è trasportabile nel nostro tempo, non ci sono appigli temporali. E come dice qua, appunto, un'improvvisa epidemia di cecità colpisce gradualmente l'intera popolazione e ci si ritrova quasi, man mano che si va avanti con il romanzo, in un'atmosfera post-apocalittica.
Comunque continuo, non voglio spoilerarvi troppo. La cecità cancella ogni pietà e fa precipitare nella barbarie, scatenando un brutale istinto di sopravvivenza. Nella forma di un racconto fantastico, Saramago disegna con maestria, essenzialità e nettezza la grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose razionalmente, artefice di abbruttimento, crudeltà, degradazione. Ne risulta un avvincente romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, il potere e la sopraffazione, la guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia nel buio della ragione, con uno spiraglio di luce e salvezza che non ne annulla il pessimismo di fondo. Consigliatissimo. Consigliatissimo, e la copertina è veramente rappresentativa del romanzo. Quindi questo, seconda lettura. Terza e ultima lettura che io consiglio, un libro che aspettavo da tantissimo tempo e finalmente mi è arrivato, me l'ha regalato mia mamma, dopo averlo esplicitamente richiesto, insomma l'avevo nominato, sapeva che volevo leggerlo, Biglietti agli amici, di Pier Vittorio Tondelli. È una serie di brevi racconti, brevi biglietti, a sé stanti, quindi autonomi, ma che possono essere anche un po' ricollegati. Talvolta sembra appunto che ci siano degli spezzoni di una stessa storia riguardante, insomma, lo stesso personaggio in vari momenti della sua vita. Si legge davvero in una giornata, perché come potete vedere i racconti sono molto brevi, quindi è quasi il tipo di approccio che si ha con questo libro è lo stesso secondo me che si può avere con un libro, con una raccolta di poesie. Quindi lo si apre, si legge una pagina, si può anche scorrere e leggerne un'altra. È molto, molto toccante, devo ammettere che in certi passaggi mi sono commossa. Ho avuto un po' la sensazione di star per piangere, anche perché forse tanti passaggi li ho... come sempre si fa con i libri, alcuni passaggi li ho un po' riflessi sulle mie esperienze passate, sulla mia vita, sulle mie sensazioni vissute in passato, quindi sì, mi ci sono affezionata molto a questo libricino, molto molto, quindi costa davvero poco, neanche 9 euro, quindi è una spesa anche, insomma... possibile un po' per tutti. E il prossimo suo libro che vorrei leggere è un libro che mi hanno consigliato e si chiama Camere separate. Di lui avevo già letto altri libertini. Sì, mi era piaciuto, non mi ero innamorata così tanto come pensavo. Però è una scrittura molto cruda, comunque gli argomenti che tratta sono argomenti molto, molto schietti, molto crudi, il tipo di scrittura è molto diretto, senza tanti giri di parole. Quindi devo un po' piacere, insomma, anche il genere di argomento che viene trattato, quello un po' delle periferie, delle persone un po' più disadattate, problematiche, sole anche. Molto molto bello davvero. E con questo ho finito tutti i miei consigli, ho finito tutte le mie cose preferite di aprile. E spero di avervi dato abbastanza informazioni e per qualsiasi cosa lasciatemi un commento, se desiderate anche vedere qualche altro video nello specifico di cui vorreste sentirmi parlare, trattare, eccetera, lasciatemi pure un commento e in modo che io possa anche avere una sorta di scambio con voi e sapere che ne pensate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per avermi ascoltato e spero che mi diate anche tanti consigli. Qualche vostro prodotto che durante questi ultimi mesi avete adorato, lasciatemelo scritto così posso provarlo.
vi uso io per chiedervi un consiglio e vorrei provare la maschera glicolica della marca Alchemilla, che è una marca bio. Vorrei sapere se qualcuno l'ha provata, come vi siete trovati, anche se avete provato magari la crema viso piuttosto che la maschera, va bene uguale, vorrei semplicemente avere un po' delle opinioni. Se per caso c'è qualcuno, fatevi sentire. Al prossimo video, ciao ciao!